fine quando tappa è stata proprio annullata, perché noi speravamo che tappa si fa, però in un'altra maniera, con arrivo in salita senza fare dei passi, che è la discesa quella che fa male. Quello non ci voleva. Spero che proprio che tutta la gente, quella che sta intorno al giro, la gente a casa, la capisce che veramente era una giornata impossibile per fare quello che si doveva fare, e che alla fine non diminuisce il valore del vincitore del Giro d'Italia. Penso che l'organizzazione ha fatto una scelta molto importante, perché era già stato disegnato anche un percorso alternativo, però purtroppo con le condizioni di neve non si può fare la tappa, quindi le condizioni sono veramente estreme. E quindi penso che ha fatto la scelta giusta, ecco. Siccome che oggi i ragazzi hanno mangiato e preparato la giornata come se era una corsa vera, e adesso come adesso devono spendere quell'energia. Perciò qualcuno ha preferito uscire in bicicletta, ma la maggior parte sta facendo i rulli per stare meglio domani.